Presidente, il comparto del settore alberghiero vive un momento molto difficile, ci avviciniamo alla Pasqua, ci sono dei dati sulle prenotazioni, che momento si sta vivendo, insomma? Al momento continua a essere drammatico perché siamo sempre in area rossa con impossibilità di spostamento tra regioni, le poche persone che vengono non vengono per turismo leisure, quindi per visite, ma solo per motivi, comprovati motivi di lavoro, quindi per business, hanno la necessità comunque di recarsi sul posto e non possono fare da remoto determinati tipi di lavoro. Quindi la Pasqua è desertificata, ovviamente, perché nessuno o quasi nessuno si sposterà durante il periodo pasquale e infatti ci saranno probabilmente molte chiusure in questo periodo. Ecco, proprio un provvedimento che ha destato comunque polemiche è quello che non si può appunto girare fra regioni, spostarsi, però paradossalmente si può recarsi all'estero, ovviamente facendo un tampone, dei test, insomma, questo non suona un po' come una beffa? Beh sì, infatti si è sollevata un po' la questione a livello nazionale, non si capisce come mai tra le regioni non ci si può spostare ma si può andare all'estero con un tampone. Probabilmente la necessità, insomma, di immaginare o di poter immaginare determinati tipi di misure anche a livello nazionale diventa strategico e fondamentale per mantenere viva un settore che è veramente danneggiato. A Torino c'è poi il capitolo della tassa di soggiorno. Come associazione avevamo chiesto un'ulteriore proroga di 3 mesi, teniamo conto che per 9 mesi è stata sospesa, avevamo chiesto ancora 3 mesi di sospensione perché sappiamo bene che i prossimi mesi comunque saranno di assenza di clienti o comunque molto molto scarsi, parliamo di un 10% di occupazione nelle strutture ricettive, quindi devo dire che l'introito o comunque il vantaggio economico derivata da questa tassa è praticamente nulla, dall'altra invece lo vediamo come un appesantimento della tariffa, quindi comunque già comunque ridotta all'osso dalla competizione economica che in questo momento inevitabilmente si può scatenare in un momento come questo e quindi solo un appesantimento economico. Da lì in avanti comunque disponibili a studiare comunque come andare a investire, quali saranno poi invece i processi futuri per invece attirare il futuro turismo. Provando a essere ottimisti, come si può guardare al futuro nel medio lungo periodo? Mi viene in mente l'estate, mi viene in mente le ATP Finals. Si possono trovare delle strategie per comunque provare a risollevare un comparto estremamente in crisi? Ma da una parte abbiamo la necessità, l'urgenza, insomma, di vedere funzionante questa campagna vaccinale, in modo da diminuire quelli che sono i rischi sanitari e inevitabilmente lo vediamo nelle morti e nel numero dei morti che continua a essere molto alto giornalmente. Dall'altra abbiamo la necessità economica di sopravvivere, quindi comunque cerchiamo di guardare a distanza. L'evento più importante che noi vediamo come chimera, no? Come raggiungimento è quella della ATP Final. Guardando un po' quello che hanno fatto anche gli altri paesi, in questo momento in modo particolare, che riescono a creare dei corridoi sanitari, beh, immagino che sarà novembre, quindi vedremo come saremo, però sicuramente potrebbe essere interessante ragionare un corridoio sanitario anche non soltanto per i partecipanti dell'ATP, ma anche per gli spettatori, quindi trovare un sistema per avere comunque un largo pubblico e in un momento di cui abbiamo veramente bisogno.